Eccoci in diretta, puntuali anche oggi. Vediamo subito se ci sono persone online e soprattutto se c'è Efrem. Spero mi sentiate. Efrem sta arrivando. Qualche minuto di pazienza, anche meno. Allora, vediamo, eccolo qui, Efrem. Nel frattempo che arriva Efrem, devo inventarmi una musichetta per questo momento. Mi sentite nel frattempo? Un minuto. Efrem, rispondi. Ci stiamo. Eccolo qui, un minuto, scusate. Efrem. Sì. Allora, un secondo, ti invito nuovamente. Guarda, guarda ora. Ok, perfetto. Molto bene. Domanda. Io sto bene, tu? Meravigliosamente non ci penso. Poi rispetto invece alla circostanza direi bene, insomma, nulla di bene si tiene botta, insomma. Senti, allora non ti faccio la domanda se sei in pantofole perché hai già risposto No, stamattina su Facebook che odi le ma ti pantofole. posso rispondere? No, Sì. non sono in pantofole, proprio lo trovo anche esteticamente una cosa terribile. No, non sono in pantofole, né Guarda, concretamente né metaforicamente, proprio no. non sei l'unico perché anche stamattina, anche gli altri mi hanno risposto che non sono in pantofole. Questa cosa qua, insomma, è un modo anche per stare in piedi e stare svegli, diciamo, in questo periodo. Decisamente sì, decisamente sì. Senti, allora, partiamo subito. Allora, anzitutto, piccola premessa, se volete fare delle domande, c'è sotto, qui vedete un tasto in basso con un punto di domanda, cliccate là sopra per fare domande brevi che altrimenti non riusciamo a leggerle tutte. Allora, partiamo subito. Tutti connessi, un buongiorno. Ok, salutiamo tutti. Allora, senti, partiamo subito con, diciamo, l'argomento apripista. Tu da anni, parliamo di scrittura intorno alla fotografia o sulla fotografia, va bene? Tu da anni sei un fotografo che scrive tantissimo, principalmente attraverso il tuo blog, e scrivi fondamentalmente, diciamo, sulla fotografia tua e non solo a volte. Diciamo anche in una maniera abbastanza particolare. Tanti fotografi hanno dei blog, noi non parliamo nello specifico del mezzo, cioè il mezzo digitale che è il blog, parliamo più che altro della scrittura intorno alla fotografia. Da quanto tempo fai, diciamo, da quanto tempo tu scrivi e soprattutto com'è nata in te questa esigenza di scrivere? O è una cosa che tu già avevi prima? Ma guarda, innanzitutto, non è che io poi scriva sulla mia fotografia, nel senso che scrivo della fotografia in generale, non necessaria. Anzi, io, per esempio, per quello che concerne le fotografie, non scrivo e non parlo mai neanche delle mie singole fotografie. Dell'idea invece di fotografia che ho, questo sì. Il tutto nasce nel 2012. Precisamente perché pensavo, rispetto a un periodo molto preciso che conosciamo bene tutti, no? Insomma, la diminuzione secca di assignment con l'editoria, quindi con i periodici e via dicendo, insomma, avevo del tempo a disposizione e ho pensato che tutto quello che in qualche modo le riflessioni che stavo facendo per i fatti miei, in qualche modo volevo dare un ordine a tutto ciò, non perché avessi la presunzione che poi potesse interessare a qualcuno questa riflessione, in qualsiasi caso volevo dare un ordine, per cui aprii il mio blog. Tutto il piano della riflessione sulla fotografia in generale,
nasce poi in realtà ed è il frutto, il prodotto della fotografia, quindi delle fotografie che faccio, della fotografia che faccio, ma della fotografia in generale, quella vista, nel senso che poi sono le fotografie che hanno, almeno parlo per me, che hanno determinato questa riflessione. Quindi la matrice in realtà è quella fotografica, la matrice della mia riflessione. Non parto da percorsi che sono estranei, parto direttamente dalle immagini e che in qualche modo poi hanno, anzi non in qualche modo, hanno una diretta relazione almeno col mio modo di scrivere, se è del modo che tu parli. E in questo sì, coincido con la fotografia che faccio e che mi riguarda. Quindi piaccia o non piaccia, questo è, e non avrei un altro modo di scrivere perché non ho un altro modo di fotografare, insomma. Quando... Non so se mi sono spiegato. Sì, penso abbastanza bene. Quando tu scrivi intorno, diciamo, sulla tua fotografia nello specifico, non sulla fotografia degli altri, quando, cioè, tu quando scatti sai già che scriverai qualcosa o magari la fotografia nasce dal testo? No, assolutamente no, io non mischio le carte, penso proprio... cioè, non ricordo se fosse Thomas Bernard, non lo ricordo al tempo, però stavo leggendo probabilmente, no, stavo leggendo, probabilmente era suo il libro, però non lo ricordo, però fu come un fulmine anni fa, no? Insomma, mentre riguardava la scrittura, che però si può sposare benissimo con qualsiasi altra cosa rispetto alla domanda che hai fatto. Nel momento in cui tu... anzi mettiamolo sul piano direttamente fotografico, quando fotografo io fotografo punto e basta, e la fotografia non nasce da una riflessione scritta o da input che sono scritti, o insomma il piano è un altro ed è assolutamente diretto, cioè sto fotografando e fotografo, non penso ad altro né penso che avrà in qualche modo una presenza o una rilevanza dal punto di vista della riflessione scritta. Sono due ambiti per me, da questo punto di vista, proprio operativi diversi. La fotografia è il mio mondo, la scrittura non è il mio mondo, fa parte del mio mondo, ma non è quello del quale in realtà poi mi occupo. Non intendo dire che sia una cosa, dal punto di vista personale, sia una cosa marginale, nel senso che proprio poi io scrivo solo e esclusivamente, insomma, riflettendo su una serie di percorsi che sono direttamente legati alla fotografia. Non è che mi metto a scrivere di, che so, cioè come raccogliere la frutta in campagna, non ne so assolutamente una mazza, e quindi diciamo rifletto sulle cose che mi riguardano e che mi hanno riguardato fin da bambina, insomma. Senti, una cosa che potrebbe essere, cioè, potrebbe anche fare da spunto, perché tu sai che stiamo facendo questa serie di dirette anche per dare degli spunti. È molto interessante, infatti. Sì, no, abbiamo avuto, diciamo, abbiamo avuto diversi approcci, abbiamo avuto fino adesso quattro, tu sei il quarto appunto fotografo che sto chiamando. Com'è? Momo o Segno, che sono il quarto. Il quarto, quattro, no. È un ottimo numero. Nel mio cuore sei il primo. Ma il 4 mi va bene, cioè il 4 mi va benissimo, me lo giocherò quando riapriranno il lotto, eccetera, me lo gioco. Guarda, c'era un famoso film, famoso, insomma, un film horror abbastanza passabile, che però ha il titolo Sono il numero 4. Allora, non mi spiace come genere, per cui vedremo se potrà dare il mio contributo in un film horror. Sì. No, senti, per esempio, una delle cose che volevo chiederti, proprio perché appunto tu scrivi tanto e ho ma visto non è che anche... scriva tanto, scusami, no, Giuseppe, no, scrive, ma non così tanto. Beh, scrivi rispetto tanto rispetto ad altri fotografi, perché molti fotografi non hanno, diciamo, anche questo... io ricordo anni fa volevamo tirar su un blog per l'AFIP, no? Dove appunto si voleva invitare appunto i fotografi a scrivere tanto, e qualcuno mi disse: ma sai, io sono un fotografo, non scrivo, cioè, ho scelto la fotografia
proprio perché è, diciamo, è il mezzo con cui io voglio comunicare. Quindi, diciamo, tanti fotografi in realtà non scrivono. Però secondo te potrebbe essere utile come esercizio scrivere intorno, cioè sulla propria fotografia o sulla fotografia in generale? O comunque magari per qualcuno che vuole iniziare o sta facendo il fotografo, può essere utile scrivere qualcosa sulle fotografie che vengono scattate? Ma non necessariamente, cioè, credo che sia utile riflettere su quello che si sta facendo, poi non esattamente su quella fotografia lì, quella che tu adesso scatti una fotografia e giudichi. Ci sono delle immagini però indubbiamente che all'interno di un percorso temporale hanno in qualche modo inclusa un'ipotesi di riflessione, e se la percepisci e la vedi è un po' come il rapporto con la fotografia, almeno per come la vedo io, il rapporto tra la visione e il prodotto finale, più o meno la stessa cosa. Se ti induce in qualche modo ad approfondire, a riflettere su quello che stai facendo, tu o anche di altri, perché questo può riguardare anche la visione di altri lavori e di altre situazioni e non necessariamente riguardanti strettamente la fotografia. A me è stato utile, sì, indubbiamente, scriverne, perché trovavo che fosse meno dispersivo poi il piano della riflessione, e che anzi scrivendolo in qualche modo avevo un diario di queste riflessioni. E in un certo qual modo poi anche il pensiero rispetto ad alcune cose diventa anche poi nel tempo anche più maturo, magari. Ci sono alcune cose che sono delle folgorazioni, un po' anche come la fotografia, no? Cioè puoi avere una folgorazione, dopodiché quando incominci un approccio che diventa anche più maturo e consapevole, le cose possono anche in qualche modo modularsi. Quindi per me indubbiamente è stato molto utile il piano della riflessione. Su questo non c'è ombra di dubbio, però non penso di poterlo consigliare come se fosse una ricetta, né un esercizio che credo che ognuno possa in questo senso fare esattamente come gli è utile, più che altro. Per me è stato un percorso, ed è un percorso utile, estremamente utile per quello che ed è dovuto anche però a una considerazione, cioè non è stato il fatto di incominciarne a scrivere e a rifletterci non è stata gratuita come operazione, cioè non è che mi sono alzato un bel mattino e ho detto: oh cazzo, adesso io scriverò di questo, anche perché credo che non gliene possa fregare niente a nessuno da questo punto di vista. Semplicemente trovo che rispetto anche al momento, insomma, in generale, che non questo, non sto parlando del virus, sto parlando in generale del momento della fotografia e un ambiente che è ancora piuttosto confuso nel passaggio, un po' traumatico tra l'analogico, il digitale, tutto quello che vogliamo metterci dentro, e quindi anche alla mole di immagini, insomma, tutto ciò ha fatto sì che in qualche modo cercassi forse di mettere ordine io per quello che mi riguardava, no? E questo tentativo di autoriflessione poi si è dimostrato, almeno per quello che riguardano i numeri che vedo sul mio blog, probabilmente interessa anche a qualcun altro. Ma questo, il blog mi serviva perché diventava proprio un contenitore perfetto rispetto al diario che dicevo prima. Poi ci sono state, come sai bene, altre circostanze, anzi l'avevo qui, l'avevo messa qua apposta, la tiro fuori subito. One moment please. Anche due. Musichetta di intrattenimento. Cioè questo? No? Sì, appunto. Cioè, volevo anch'io parlarne. Se dovessi pensare anche all'occasione che questo non è uno spot pubblicitario per altri, intendo sottolinearlo, cioè questa, l'altro numero ce l'ho da un'altra parte, però il concetto è lo stesso, cioè scrivere per FC Fotografia e E-Cultura, che io poi chiamo fotografia eccetera, quando ne scrivo per esempio, la possibilità di mutare le cose, se ne scrivo nel mio blog della rivista, di questa rivista qui, dico FC Fotografia eccetera, no? Cioè,
e via dicendo, perché diventa un po' lungo poi sul piano della scrittura. Questo indubbiamente, questa riflessione che ho iniziato sulla fotografia ha fatto sì che poi in alcune circostanze, per esempio il magazine di AFIP, e sono onorato davvero di collaborare, ha permesso a distanza di tempo anche sul piano della scrittura, che non è più quella del... Per me è identico, che scriva sul mio blog o sulla rivista AFIP o in altre circostanze, magari ecco, quando mi espongo fuori dal mio blog, anche il lessico diventa più educato, diciamo, al netto di un uso che non è turettiano, però sicuramente ogni tanto, insomma, c'è da dire una roba. Io ho una faccia sola e uso solo quella, e quindi anche a livello dell'espressione, sia quella iconografica per la fotografia che faccio, sia dal punto di vista della scrittura e della riflessione, per me entrambi sono dei piani espressivi. Quindi in realtà la parola io la manipolo esattamente come manipolo la fotografia, nel senso che è un luogo poi di manipolazione, perché è un luogo espressivo e l'espressione ha bisogno. Come dire, io mi ricordo la lezione magistrale che avevo fatto in triennale, non so se te la ricordi. Uno dei punti era proprio che la questione fondamentale era il piano autoriale o no, e io credo nel piano autoriale, e nel senso non dell'autore, ma nel senso che se hai delle cose da dire, le devi dire per come le senti, e quindi diventa. Ciao a tutti, vedo un sacco di ciao. Sì. No, allora spieghiamo un attimo prima, se tu ce l'hai a portata di mano, rifacciamo vedere la rivista, spieghiamo un attimo appunto. So che... Va, l'ho portata di mano, mi devo alzare, quindi dammi un secondo. L'hai lanciata di nuovo? No, sì, l'ho lanciata di nuovo, ma se volevo per prendere anche l'altra, che ho di là, quindi un secondo, ti permette una... Sta arrivando. Diciamo appunto, spieghiamo un attimo, Fotografia e Cultura è una rivista che ha prodotto l'AFIP con direttore Pio Tarantini, comitato redazionale Pio Privitera. Un attimo, lo dico più che altro per spiegare che cos'è il prodotto. È una rivista che, a differenza di molte altre riviste di fotografia, parla molto di fotografia facendone vedere poca. Racchiude, diciamo, i testi di tantissimi intellettuali, fotografi, artisti, insomma, persone varie, e, tra cui appunto anche Efrem. Sì, in realtà l'altro numero non l'ho trovato, c'è mia moglie che ho chiesto, mi fai una gentilezza, perché devo averlo lasciato su una scrivania. Aspetta, guarda, se proprio è, vado a prenderlo io. Come va? Possiamo fare anche una musichetta di intrattenimento nel frattempo. Questo qua è il secondo numero. Leggo è Paolo Fotografia, è una rivista top. Beh, bene, siamo contenti. Bisogna stare tutti anche le parole, insomma, no, non saprei, nel senso che userei altro, però il concetto è chiarissimo, insomma. Sì, sì, appunto, è quello sempre della parola. Avevo un'altra domanda da fare, ma l'ho dimenticata. Nel frattempo leggo una domanda che ci è arrivata su... Persone di mia conoscenza a scorrere qui. Saluto tutti quanti, non posso mettermi a salutare uno per uno, però saluto veramente... No, una delle domande che è arrivata nel frattempo è: le fotografie dovrebbero parlare da sole, non credete? Assolutamente sì. Infatti divido le due cose. Io non commento le mie fotografie, l'ho detto prima. Prima non ne parlo neanche. La mia riflessione è sulla fotografia, la mia o di altri è una riflessione sulla fotografia. Non scrivo, non spiego una foto, non me ne frega niente, proprio non me ne può fregare assolutamente nulla. Lo trovo un lavoro assolutamente inutile, e in qualche modo, se ha bisogno di stampelle, evidentemente non, quella fotografia non ha molta vita. La fotografia è un linguaggio autonomo rispetto ad altri, cioè ogni linguaggio che è davvero espressione ha una sua grammatica,
che poi ci siano delle contaminazioni all'interno anche di operazioni che sono diverse, dove il rapporto tra fotografia e non so, e poesia non è una cosa che io ami molto, però è un luogo che è altro. Limitatamente all'uso uso della fotografia nel suo insieme, a me frega niente se uno si definisce artista, fotoreporter o quant'altro, per me la condizione è comunque la stessa, chiunque usi la fotografia, almeno per come la vedo io, è quell'opera lì che viene mostrata che deve dire tutto, insomma. Io parlo dell'opera quando è finita, la riflessione non necessariamente riguarda la singola opera, anzi magari semmai può essere un'opera che dà luogo ad alcune riflessioni, ma no, certamente sì, la risposta è: trovo che la fotografia sia un linguaggio, debba avere, le fotografie debbano avere un linguaggio che è proprio. Senti, prima di parlare, di allargare un attimo l'argomento su altre cose, vogliamo parlare un attimo del tuo ultimo post sul tuo blog? Perché un po' si collega anche a quello che abbiamo fatto. Ricordo, cos'era? Una fotografia del Duomo di Milano, ti dico subito. Ah, sì, sì, sì. No, più che altro perché noi, sai, in questo periodo stiamo facendo anche questa cosa perché tutto nasceva dall'esigenza. Duomo di Milano, che proprio, vabbè, parliamone. Perché no, possiamo... no, dicevo, queste dirette nascono anche dall'esigenza di dare appunto degli spunti ai fotografi per fare fotografia o lavorare con la fotografia a casa senza andare in giro, perché in questo c'è stato, diciamo, ci sono ancora degli episodi di fotografi che ogni tanto vanno in giro a fotografare la piazza vuota, le strade deserte, che è una cosa che penso che in questo momento stia accadendo un po' ovunque nel mondo. Sempre. Tu hai fatto però quello in realtà, cioè nel senso tu hai fotografato il Duomo di Milano, giusto? Beh, allora scusami, adesso non vorrei ovviamente peccare di protagonismo, se ne parla. La fotografia è una cosa fondamentale, esattamente, deve essere vista, perché se non la vediamo di che parliamo? Non c'è nessuno. Certo. La fotografia ha un obbligo, produrla, perché se non la produciamo cioè non c'è nulla di cui parlare. Sì, ed è un'immagine mossa, è un mosso che è stata fatta esattamente 3 mercoledì fa, adesso non ricordo esattamente la data, però 3 mercoledì fa, l'11 marzo 2020. E pensa che quello che è accaduto, questo vale anche per il discorso che facevi tu prima, io avevo deciso di andare in Piazza Duomo e fare un ritratto alla facciata del Duomo, no? E in realtà è un ritratto alla faccia del Duomo, che sappiamo benissimo, per chi è a Milano, poi è un luogo molto caro, nel senso che tu sia credente o meno, ha una storia, una tradizione anche nei confronti delle epidemie e quant'altro. Insomma, è un luogo in qualche modo che, almeno io lo vivo così, no? È un catalizzatore. E sentivo l'urgenza proprio di farlo, per cui, ed era 3 mercoledì fa, che noi in Lombardia, forse gli altri lo sanno, ma noi è già più di 20 giorni che siamo in questa situazione. Quasi 4 settimane. Esattamente, quindi siamo messi così, però c'era ancora la possibilità, c'era già l'autocertificazione, eccetera. E quel mercoledì, mentre io mi ero fatto l'autocertificazione, sono arrivato in macchina, ho mollato dietro la scala la macchina, mi ero portato, e fu mia moglie a suggerirmelo, fu un'intuizione, dice: portati un cavalletto, che poi io non ho usato perché dovevo fare un mosso, ma quello mi è stato molto utile, perché con l'autocertificazione che dichiarava quello che stavo facendo, ed è stato, non c'era nessuno, quella immagine è stata scattata alle 22:30 di sera. 22:35, dichiarato sul tuo blog. Che non è entrato, ti credo, giuro ti credo, non è passato nessuno, non c'era nessuno, non ho incrociato nessuno, ho fatto quell'immagine, ma è una, e non aveva nessuna valenza dal punto di vista documentaristico, delle notizie o altro, era un'esigenza personale, l'autocertificazione ce l'avevo ovviamente, e poi ho chiacchierato con 2 poliziotti che erano lungo i 2 portici laterali, quello verso la galleria e quello verso Palazzo Reale, insomma. Ma quello è un discorso, innanzitutto era 3 settimane fa,
E giusto mentre stavo entrando in Piazza del Duomo, mia moglie mi ha chiamato dicendo che c'era che Conte, che il Presidente del Consiglio, aveva appena chiarito la posizione sul il movimento, i movimenti e quant'altro, e che inibiva i movimenti, bla 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 bla. Non ho più fotografato nulla. Anche se, rispetto a quello che dicevi, è evidente che ha cioè, una situazione così vuota ha un suo fascino, al di là del fatto che poi la si fotografi o meno, no? Ha un suo fascino. Per chi usa la fotografia in forma espressiva, è indubbio che questo fascino lo subisce, perché non ti ricapita, sì, a Ferragosto, a mezzanotte e via dicendo, non è la stessa cosa. In più, no, anche per... non c'era Milano... nessuno. Sì, sì, no, ma Milano non è più vuota a Ferragosto, cioè io sono passato di qui. Ti assicuro che quando ero lì, io sono stato lì un po' di tempo perché stavo provando il rapporto col cavallo, insomma tutta una serie di questioni e via dicendo, ho visto in tutto quel periodo, che è stata una mezz'oretta circa, passare una sola persona che ha fatto in diagonale la piazza, quindi partendo dalla zona della galleria e andato verso via Torino, con al guinzaglio un cane, fine, non ho visto nessuno, ed era impressionante tutto ciò, cioè c'era un silenzio e una luce, non so come, cioè, ma era palpabile questa diversità profonda, non è come a Ferragosto, perché no. È un vuoto molto diverso, prima non è vuoto Milano a Ferragosto, ma in qualsiasi caso era un vuoto tosto. Rispetto invece all'esagerazione, diciamo così, il senso della tua domanda posso decodificarla, se mi permetti. Incominciamo con un grande bivio, il primo, sul fatto di poter uscire a fotografare. Il primo bivio è questo: il tuo lavoro è fotografare o non lo è? E questo è il primo bivio che ci impone la situazione. Non è che possiamo passarlo in cavalleria, cioè se ci viene detto, perché io mi fido di quello che viene detto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nostro Ministero della Salute e le ordinanze che arrivano dalla Presidente del Consiglio, no, perché non abbiamo altri parametri, se no ognuno si inventa la sua, e rispetto a queste ordinanze ci si deve attenere. Quindi, assolutamente, se fare il tuo lavoro è, rispetto a quel video, è una cosa. Se fotografare non è il tuo lavoro, quando sei lì che stai facendo la spesa e sei in coda come chiunque altro, tiri fuori quello che vuoi, anche un banco ottico se hai il tempo, no? E fai la foto che vuoi, chiudi il tutto e te ne torni a casa. Se è il tuo lavoro, hai sicuramente una disponibilità rispetto alla restrizione che è maggiore, perché è il tuo lavoro. Altro video però, ma tutti sti assignment che sembrano girare, per cui, perché l'autocertificazione la conosciamo, è che per motivi di lavoro, perfetto, poi quando ti fermano ti dicono: prego, mi dica, mi faccia vedere, cioè non è che dice mi faccia vedere qualcosa che certifichi il fatto A, che lei è un fotografo, B, che cosa sta facendo, in relazione a che cosa. E per fare un ritratto come quello che io ho fatto al Duomo non hai bisogno di fotografare tutto il quartiere, stare fuori 4 ore e mezzo, fai la tua foto e ciao, no? Tutti questi assignment che ogni tanto sento, di cui sento, no? Dice, perché sono, non è possibile, non essendo un fotografo, non avere avere una testimonianza di questo momento storico e via dicendo. Ma caspita, le strade vuote e quant'altro le sta facendo chiunque, non è che c'è proprio bisogno di questo. Quindi tutti questi assignment, se proprio vorrei proprio vederli, quali sono i magazine in questo momento che davvero stanno dando degli assignment, o più, perché sono poi i magazine che lo fanno, perché non credo che a un'azienda interessi dal punto di vista dell'advertising la tua fotografia della strada vuota, se la può trovare in qualsiasi archivio, no? Anzi, ci sono, come sappiamo, poi delle situazioni in cui ormai sono stracolmi, c'è un sacco di gente che manda un sacco di fotografie alle foto editor dei vari magazine e non sanno neanche cosa diavolo farsene, anche perché sono più o meno tutti indipendentemente dal luogo. Sì, l'abbiamo detto anche l'altra volta. Abbiamo detto anche l'altra volta che i giornali fondamentalmente stanno rifiutando, uno, perché hanno i loro fotografi in giro
Seconda cosa, perché fondamentalmente, diciamo, tutto quello che arriva non aggiunge nulla a quello che già loro hanno. Assolutamente nulla, anche perché, cioè, di che storia stiamo parlando? Vuoi veramente avere a che fare con... è così urgente la tua fotografia sulla... Bene, allora fai una roba. Primo, vieni a Bergamo, non altrove, ed entra negli ospedali di Bergamo. Allora lì sì che posso... Allora, al netto del fatto che tu abbia tutto per poter avere la possibilità di lavorare lì all'interno, allora cominciamo a vedere altre cose che possono essere probabilmente significative, e non è detto, perché non si tratta solo della notizia, si tratta anche di come tu, qualunque tu che ha le credenziali per poterlo fare, vede, e come vede, e come ci restituisce il lavoro, perché non dimentichiamoci che non è che la fotografia che ha a che fare con il reportage, che per quanto io non la frequenti direttamente, però sappiamo di cosa stiamo parlando, non è che necessariamente, non è una didascalia, e c'è un valore anche soggettivo in quello che viene fatto. Quindi può essere che tu sia in grado di dare, anche dal punto di vista iconografico, emotivo e quant'altro, cose che altri magari non sono in grado di fare. Benissimo, vai lì, non in giro per strada. Queste cose le abbiamo già viste. In più, e poi mi taccio sull'argomento, c'è già, e l'avevo preparato, di tutta questa situazione c'è già un'immagine iconica, che è questa, e ciao belli, che è questa qui, quella a Bergamo, no? Questa qui azzera qualsiasi chiacchiera, perché questa è un'immagine che è iconica. Che cazzo va in giro a fotografare che cosa? No, tra l'altro le immagini iconiche, cioè, che oltre a quella ce ne sono almeno un altro paio, secondo me, che è quella delle bare appunto a Bergamo nella chiesa, che è una roba impressionante, e l'altra, che è un'altra fotografia iconica, non è una in realtà, sono i tanti selfie degli infermieri che in questo momento stanno lavorando in queste situazioni, che paradossalmente in tutti e tre i casi non sono immagini professionali, cioè sono immagini scattate col telefonino da persone che si sono trovate in quel momento. L'infermiera praticamente, aspetta che ti abbiamo preso La linea sta ci sei? Ci sei? Ok, io ci sono. Stavi sparendo. Stavi dicendo? C'è quell'immagine fatta da una dottoressa, un'infermiera china sdraiata morta su un tavolo con sotto un computer stravolta. Anche quella è un'immagine fatta non da un fotografo, ma da una dottoressa che era lì sul campo a lavorare. Quindi se proprio tu... Perché, insomma, però non dobbiamo dimenticare che se fare fotografia è il tuo lavoro, ma anche se sei un artista, è il tuo lavoro quella roba lì. Hai sicuramente la capacità di vedere, di cogliere delle cose, perché è proprio ti appartiene quella cosa, che magari altri no. In una situazione di questo genere, all'interno degli ospedali o all'interno di strutture... Pensiamo alle case di riposo, a quello che sta accadendo adesso. Quindi se proprio ce n'è una, guarda, me l'ho segnata tra l'altro, in Sicilia, che si chiama, che non ricordo se è una casa di riposo o una casa di cura, a Villa Frati, in provincia di Palermo, no? Dove tutti sono positivi, e anche il personale, no? Cioè, vuoi fare questa cosa qui? Ma che cazzo vai in giro a fare? Ma vai lì se proprio ritieni che hai le credenziali, c'hai l'assignment e quindi avrai delle credenziali. Benissimo, quindi nulla ti impedisce di andare lì se hai queste credenziali, o andare per l'appunto laddove in questo momento, purtroppo, no, in questo paese, la storia, cioè, che segnerà in maniera profonda, poi ci sono gli episodi personali e i luoghi. Ma quello che è successo e sta succedendo a Bergamo è lì da vedere, insomma. Quindi quelle immagini, quelle iconiche, sono già state fatte. Che ce ne facciamo di tutte queste immagini con le strade vuote e via dicendo? Tenendo conto del fatto che c'è un'ordinanza. Sì, e questo vale anche per i professionisti. Insomma, se davvero hai un assignment, se davvero c'è, fallo, perché è questo, no? Ma non raccontiamoci balle, tutto qua.
E non lo usiamo questo come un pretesto per dire, cazzo, come sono figo, io posso e voi no. Cioè, tu puoi nella misura in cui hai le credenziali per poterlo fare, se no non fare nulla, statene a casa, gioca con, riempi, colora l'album, l'album e non rompere le palle, insomma. Detto proprio in maniera senza giri di parole. Quindi... Senza giri di parole. Come giusto che sia. Senti, a questa cosa qui però mi collego con una riflessione. In realtà il fotografo, diciamo, ritiene di poter sempre dare una sua interpretazione delle cose, o per la maggior parte, diciamo, in fotografie autoriali, no? Quindi fondamentalmente può essere che in questo momento ci siano comunque persone che stanno cercando di raccontare questa cosa attraverso il proprio filtro, va bene? È giusto che sia così, è così in realtà. È così in realtà, però questo porta anche a un'altra riflessione, diciamo, su che cos'è la fotografia. Diciamo, io seguo il tuo lavoro, ti conosco, tu sei un fotografo che non si ferma a un solo genere. Tu fotografi tantissime cose, cioè sei un ritrattista. Cioè, proprio rifiuto l'idea di genere, per cui cioè, già la premessa, insomma, in qualche modo, diciamo che amo la trasversalità, ecco. Ami la trasversalità, sì, io poi, come dire, cerco di spiegarlo anche in maniera molto, molto semplice. Sei un fotografo che fotografa, diciamo, tante situazioni differenti, è una cosa che mi piace molto, che non ti fermi a un solo mezzo, nel senso tu... Quando ho visto, per esempio, quando abbiamo fatto la lezione magistrale, tu mi hai mandato le tue foto, non facevi distinzione tra foto scattata a banco ottico, pellicola, no, cellulare. Cioè, questa è una cosa che ti stiamo perdendo. Ti stiamo perdendo, eh? Almeno io ti sto perdendo. No, io sto perdendo te, non so come ci vedono gli altri, quale dei due. Perché non lo so, però io ci sono collegato e vedo in diretta, poi non so. Ok, perfetto. Non ho idea. Se qualcuno ha problemi lo scriva, oppure c'è qualcuno, giusto per capire, stiamo parlando tu ed io. Vi vediamo e vi sentiamo. Ok, perfetto. Sono 142 in linea in questo momento. Perché non vedo nulla, vedo solo. Cioè, mi perdonerai, io vedo te e la mia faccia basta, niente. Siamo due bellissime. Ma comunque ci dicono tutto bene. Mettiamola così. Anche Gast ci ha detto che siamo bellissimi, quindi siamo a posto. Ah, ok, perfetto. No, senti, tornando al discorso di prima. Lo ringrazio io. Torniamo al discorso di prima. Il fotografo, diciamo, tu hai scritto nel tuo blog in diverse occasioni che per te la fotografia è quello che accade in quel momento, fondamentalmente, no? E più o meno, riassumo molto brevemente. Per quanto riguarda, per esempio, la famosa frase che... No, scusami, che la fotografia è adesso, cioè sì, che è un pochino diverso, cioè è quando tu la fai. Poi c'è anche un dopo, ovviamente, però è quello che accade, ma non necessariamente legato a un fatto di cronaca, cioè la situazione nella quale ti trovi e la tua capacità o meno di dare alla visione che hai in quel momento una forma, quella è la fotografia. Tu dai forma a ciò che non è visibile. Questa è la fotografia per come la intendo io, passare dall'invisibile a un prodotto tangibile e visibile. Questa è la fotografia per me e ovviamente accade in quel momento. Poi l'idea è anche, voglio dire, non è che non esclude la post-produzione, ma intendo dire la parte della matrice, quella matrice lì, o sei in grado di tradurla, cioè quindi la visione a un prodotto che diventa matrice di questa cosa qui, oppure no, e allora è altro. No, senti, riguardo invece per esempio una famosa frase che sentiamo spesso, cioè che la fotografia è sempre un autoritratto del fotografo. Secondo te questa cosa può essere vera? Cioè il fotografo, come dice Giovanni, è un filtro, ad esempio, anche parlando del ritratto, lui dice: io filtro le persone attraverso me e poi questo processo diventa una fotografia. O è un'imposizione, diciamo, dell'ego del fotografo, di chi scatta la foto nei confronti di quello che accade all'esterno, di fronte a dunque, sé, quindi
dobbiamo, secondo me bisognerebbe fare una distinzione che è un po' nella premessa che avevi fatto tu prima, no? Sulla questione del genere, eccetera. Io non distinguo, allora essenzialmente io, se qualcuno volesse ficcarmi da qualche parte, essenzialmente io ritraggo, no? E ritengo che il ritratto, come altri luoghi della fotografia, in realtà siano fotografie, quindi riduco tutto ad una condizione, che è la fotografia nel suo insieme, indipendentemente poi da quello che ci fai o non ci fai. Quindi semmai la questione, sempre per quello che mi riguarda, qualsiasi fotografia si tratti, è una relazione diretta, no, con l'autore, e per quello che, per come la vedo io, è l'autore. Cioè io quello che guardo, poi l'autore lo dimentico, non me ne frega niente, perché io mi concentro sull'opera e per me l'opera è tutto, ma è indubbio, per come la vedo io, è che quell'immagine, quell'opera sia l'autore. È assolutamente, ed è sempre, è come il discorso della mia intenzione sulla faccia del Duomo. La mia intenzione era quella di fare un ritratto al Duomo, cioè non è che la vivo come un'immagine di paesaggio urbano, o come, e tantomeno ovviamente un'immagine di architettura, perché non c'entra assolutamente nulla, ma come un ritratto. Quindi per me tutta la fotografia che viene fatta è direttamente l'estensione dell'autore, chiunque esso sia. Non sto distinguendo il grandissimo autore da invece quello che è in giro a bighellonare, non lo so, non me ne frega assolutamente nulla. Quel prodotto lì è il prodotto dell'autore ed è l'autore. È l'autore. Sul ritratto però si apre un capitolo a parte, perché pur non ritenendolo assolutamente, cioè non lo riconosco come genere, anche se poi ovviamente ci sono delle specifiche, cioè non riconoscerlo come genere non significa che non ci siano delle specifiche, ovviamente, soprattutto a livello di produzione, cioè come lo produci, ci sono delle questioni che, cioè non è come fare la macro, no? Adesso per usare due estremi, non so se la macro è peggio o è meglio, sto dicendo che sono due luoghi poi operativi, no? Dal punto di vista anche degli strumenti, rispetto a quello che dicevi tu prima, che richiedono insomma percorsi che sono diversi, però a me frega il prodotto. Nella relazione con il ritratto si apre un capitolo a parte, perché insomma è anche un luogo, trovo che sia uno dei luoghi fotografici più ricchi di cliché, di consuetudini, anche di pensiero assolutamente, insomma, secondo me un po' banale, no? E che ci siamo trascinati dietro dall'origine della fotografia, tra l'altro, no? Poi c'è chi magari l'ha in qualche modo, per fortuna, liberata da alcuni cliché, tipo il vero ritratto è l'anima del soggetto che tu hai saputo o non saputo, tutte queste cose. La questione del ritratto, nello specifico, ha in qualche modo emerge il piano relazionale, come e che peso ha. E cioè, se quindi il ritratto che stai facendo e la persona che stai ritraendo, cioè il peso di questa persona qual è? Cioè, e qual è il tuo peso? Cioè, quanto tu intervieni su questa persona? Per come la vedo io, e quindi può avere a che fare con, ovviamente ha a che fare con, diciamola in maniera molto banale, con l'ego del fotografo, però qui c'è da fare una distinzione, perché si fa in fretta di ego, se non viene riportato all'interno di un percorso analitico ben preciso. Cioè l'ego è il prodotto di un'analisi psicoanalitica, cioè di una riflessione psicoanalitica, ed è un punto di mediazione in realtà tra l'es, e cioè il luogo questo proprio nella psicanalisi freudiana, no? Il luogo dell'espressione pura dello stomaco, diciamo così, della zona epidermica, tutta quella cosa lì, con il superego, che invece è il luogo della censura,
che è quello che ti, questo è bello, questo è brutto, tu sei bravo, tu sei cattivo, questa roba qui, l'ego è proprio questo punto di mediazione. Quindi il fotografo che fa ritratto usa l'ego, ma in questo modo non è la rappresentazione di una supremazia, in realtà è la dimostrazione di una relazione ed è il massimo del l'ego, il fotografo che fa ritratto è lo strumento per creare una relazione. Indubbiamente, e ci sono tantissimi, no, che l'hanno anche detto in tempi non sospetti, no? Per quello che mi riguarda è il ritratto è un luogo che ha a che fare con l'autoritratto, nel senso che il prodotto di questa riflessione è anche determinato in misura determinante, cioè scusate la ripetizione di parole, però è determinante, l'autore è determinante. Poi a me non frega assolutamente niente che sia riconoscibile, sono arrivato a dire anche in quella lezione che il vero soggetto del ritratto non è il soggetto ma è il fotografo, quindi, ma perché volevo sottolineare in maniera insomma anche un po' forte che il fotografo non è tutto, ma è una condizione fondamentale. Nel frattempo, ecco, tu hai anche scritto sul ritratto, sul tuo blog, ritratto quattro regole però. Quattro regole però, sì, anche perché poi sulle questioni delle, anche lì, no, insomma, per me la relazione con le regole è una di quelle, ma lo sai, l'ho scritto, l'ho anche detto, io la questione giusto per parlare di regole, perché attenzione, la grammatica è fondamentale, la tecnica è importante, non è che possiamo passare tutto in cavalleria e dire che tutto è uguale perché abbiamo degli strumenti che ci permettono, anche senza saperne nulla, di portare a casa un'immagine. Non è la stessa cosa. Se vogliamo usare un linguaggio, dobbiamo conoscere la grammatica, quindi la tecnica è un luogo importante. La differenza la fa la capacità che tu hai di manipolarla, la tecnica, cioè vuol dire di avere una dialettica con la tecnica, non di avere invece un manuale che tu esegui, cioè qui allora c'è l'esposizione, va. Usala l'esposizione, sai come funziona e la usi, se non sai come funziona non la usi. Io ho scoperto la presenza della regola dei terzi nel 2010, quando io nel 2010 apro il mio account Facebook e leggo di sta roba qui della regola dei terzi, ma ti giuro, dico, ma che cazzo è sta roba della regola dei terzi? E finisco dentro a una discussione tra fotografi. Ma non era la mia, non era una posizione minimamente snob, cioè era proprio, non sapevo di che cosa stesse parlando, per cui vado a vedere e allora ci sono, ritornando alle regole, delle cose che hanno una importanza vitale, no? All'interno di un percorso che usa più strumenti. Il primo strumento sei tu, chiunque tu sia. Il secondo sono quelli che usi. Se non conosci né uno né l'altro, ciao! Almeno uno dei due, no? Cioè, puoi anche perderti per valli e per monti e per mari, ma se almeno il tuo strumento non si perde con te, magari potresti tirare fuori delle cose, no? Non lo so, adesso la dico in maniera un po' anche un po' più leggera, dicendo in maniera semplice, diciamo, non si consiglia alla gente di non fotografare i gattini ma di fotografarli in un modo personale. Qui, cioè, tu mi provochi. Cioè, non parliamo di gattini, per favore, io ho un amore. Cioè, bisogna scindere dal luogo del sentimento, dell'affetto o anche del puro piacere. Io amo i gatti, ho strip adesso, che potremmo parlare per ore di questo, ma diventa un altro luogo quando fotografi, cioè tu non è che tu stai e ritorno anche al ritratto, la persona o qualsiasi soggetto tu fotografi, quella fotografia non è quel soggetto, cioè io fotografo un gatto, non è il gatto, è la fotografia di quel gatto, addirittura è la fotografia che usa quel gatto, quindi tu puoi fotografare tutti i gattini del mondo e non tirare fuori un'immagine che sia potente, puoi fotografare altrettanto, per questo per me il soggetto non ha nessuna nobiltà, cioè non ci sono soggetti più o meno nobili, diciamola così, puoi fotografare anche una grande star e non tirarci fuori nulla, no? Il punto non è il soggetto che hai davanti o ciò che tu stai fotografando, ma come tu
come tu lo fotografi, per cui anche i gattini. Poi però c'è una roba da dire, io non vedo perché bisogna vietare alla gente di fotografare i gattini, cioè diciamo ma fotografa quello che vuoi, se ti fa piacere, che può essere anche semplicemente un piacere personale, non è che tutti quelli che fotografano hanno l'intenzione di esporre al MoMA, cioè vogliamo chiarirla sta cosa. Uno può anche fotografare, perché la fotografia è anche questo, è uno strumento che serve anche, può essere anche un souvenir, usata come souvenir, non è che deve essere il capolavoro a tutti i costi, no? Diverso è ovviamente quando tu intendi davvero usarla la fotografia, allora la questione cambia. Non toccare i gattini, per favore, perché di poi arriva il strip. Io adoro i gatti, quindi non ne ho, non ne posseggo, ma adoro i gatti. Senti, allora passo velocemente a alcune domande prima di chiudere la... Allora, da quant'è che scrivere avanti, scusami? 50 minuti esatti. Bene. Allora, prima domanda di Valerio. Scrivere vuol dire fotografare? No. Scrivere vuol dire scrivere. Fotografare vuol dire fotografare. Semplicemente. Sono due luoghi diversi. Diciamo che entrambi possono essere però luoghi di espressione. Questo sì. E sono due luoghi di espressione che usano codici diversi. Guarda, è molto semplice. Quando parlo di ritratto, non è che mi riferisco semplicemente, non è un ritratto antropocentrico, no? Cioè in cui l'unico soggetto del ritratto deve essere per forza la figura umana. Cioè io ho ritratto altri animali, no? Quindi ho ritratto gatti, ho ritratto cani, ho ritratto capretti, ho ritratto galline, ho ritratto vacche, ne ho uno di una vacca sulle Dolomiti che è un posato a tutti gli effetti, e la relazione con questa vacca l'ho avuta e come, perché non sapevamo che cosa stavamo dicendo, però la cosa c'era, quindi ed è il piano mentre tra di noi usiamo il piano della parola, con gli altri non possiamo, i codici sono altri, però la parola è la parola, lo scrivere, la parte iconografica e quindi tutto ciò che ha a che fare con l'immagine è un altro luogo, e quindi no, sono due luoghi espressivi che usano grammatiche differenti. Ciò non toglie che possono assolutamente coincidere con te stesso, eh? Cioè, pensiamo alla narrativa, insomma siamo pieni di grandissimi autori fortemente, cioè addirittura che usano poi l'immagine. Se penso a Céline e al suo Viaggio al termine della notte, in realtà oltre ad essere straordinario sono delle visioni. Cazzo, tradurre con le parole delle visioni non è mica da tutti. Io penso anche a Bulgakov, insomma a degli autori che davvero usano poi la scrittura su un piano che poi è visionario, no? Che ha a che fare con delle visioni. Altra domanda veloce. A distanza di tempo, trovi sempre coerenza tra le foto e il loro momento e i testi che hai scritto? Io non ho mai scritto testi per le mie fotografie. Io per le mie fotografie non ho mai scritto testi. Scrivo di fotografia, ma non sulle singole fotografie. Quindi se posso permettermi di modulare la domanda, devo dire che dal punto di vista fotografico ritengo, magari in maniera, a parte il fatto che ritengo la fotografia un arbitrio e una presunzione, cioè il fotografo è arbitrario e presuntuoso nell'accezione più vera del termine, perché presume delle cose e usa l'arbitrio per poterle poi produrre, se no facciamo tutti la stessa cosa, fine delle trasmissioni. Però il punto è che davvero la... Che cazzo stavamo dicendo? Si stava parlando se tu a distanza di tempo trovi comunque coerenza tra... Sì, ritrovo che, mi permetto di dire che per quello che mi riguarda trovo che il mio percorso sia un percorso che ha avuto, no? Cioè è stato modulato in qualche modo, però proprio per esempio quando abbiamo fatto nel 2015 in triennale la Lezio, io insomma ho dovuto incominciare a vedere alcune cose e ricordo di aver a un certo punto pensato, e può succedere anche quando ho risistemato l'archivio per poter rifare il sito, non parlo del blog,
Cioè, a un certo punto mi è venuto in mente, mi sono venuti due lavori, mi sono venuti in mente. Uno che era il terremoto Irpino nell'80, io non ero un fotografo allora, ero uno studente di filosofia, in più ero a militare in licenza di convalescenza, se mi beccavano quando sono andato in Irpinia puoi immaginarti, no? E immediatamente è caduto in prescrizione, era il 1980. e subito dopo i disabili, e mi è venuto in mente, ma come una folgorazione, ho detto, ma io ho detto queste cose qui, e perché avevo visto delle immagini, delle fotocopie che avevo fatto un tempo, ho detto, ma qui insomma c'è della roba davvero, che ho ribaltato tutto e ho trovato alla fine questi due lavori, per scoprire poi qui sì che c'è stata una riflessione, che quelle erano erano entrambi la mia matrice, cioè lì c'era già tutto quello che poi sarebbe arrivato dopo, modulato diversamente, erano due lavori anche ingenui, però quella roba lì è stata veramente la mia matrice, quindi la risposta è sì, trovo che questo percorso sia coerente rispetto a, anche quando faccio delle cose apparentemente, sono diverse, se lavoro col mosso non è come se lavorassi con lo statico assoluto, ma il fil rouge non è quello, cioè il fil rouge è un altro, e uno può trovare o meno coerenza anche in condizioni apparentemente e anche visivamente diverse. Altre domande? Allora, Maria Cristina Brandini che ci ha fatto due domande, di cui una penso che tu hai già risposto, no. Nei tuoi ritratti e preferenze di soggetti, no. Hai detto, tu fotografi tutto. Un'altra è, quando devi... avere una relazione visiva, se no non... o emotiva, se no non ho. Sì, allora, quando devi fare un servizio... Posso? Prego, scusami. No, allora, quando devi fare un servizio, un commissionato, immagini prima o lascia il momento, cioè i fotografi... cioè tu pensi prima le fotografie che devi fare o ti lasci andare alla spontaneità quando sei lì sul set o comunque col soggetto che devi ritrarre? Penso prima, perché una delle cose che mi ha insegnato proprio il lavoro in questo caso proprio è che all'inizio, no, mi facevo tutti dei film, poi arrivavo o in studio ed era tutto diverso, no? Per cui era inutile sprecare delle energie prima, quando avrei dovuto e potuto impegnarle meglio durante, no? Che diventava importante. C'è solo, è rarissimo che accada, è successo di recente, perché per Icon Design ho ritratto Beppe Sala, il sindaco di Milano, e questo l'ho ritratto a fine novembre, noi non lo sapevamo, ma eravamo già in piena coronavirus, nessuno di noi lo sapeva. No? Lì sì, lì avevo, ma succede rarissimamente, un'idea molto precisa di che cosa avrei fatto, cioè volevo fare la faccia in quel modo e così è stato. O penso ai piedi di Ibrahimovic o altro, lì è accaduto però al momento, non sono partito con l'intenzione. La relazione è per me anche questo, cioè ci sono delle cose che sono in divenire. Quello che esiste per me è il linguaggio, e il linguaggio, se hai un linguaggio lo moduli, non è che parti, io non ho idee, le ideone che cambiano, quindi cioè, ho un'idea di fotografia rispetto alla quale mi modulo, quindi se dovessi in questo momento fotografare te, così come ti vedo, lo farei senza aver avuto un pregiudizio, un prepensiero, cioè non, ce la vediamo al momento, insomma. Certo che su una stanza sono però delle condizioni che vanno valutate. Sì, sì. Allora, prima dell'altra domanda... Un esempio e poi mi taccio. Alessandro Zanardi, l'ho ritratto due o tre volte, adesso non ricordo. C'è una cosa di Zanardi, ed era un assignment, ed eravamo in studio, in un limbo meraviglioso, un grande limbo. A un certo punto, quando è finito, lui era sulla carrozzina, l'ho fatto non sulla carrozzina, insomma, tutto un modulato e quant'altro, poi a un certo punto gli ho chiesto se poteva proprio scorrazzare, era un limbo gigantesco, con la carrozzina e scattavo. Tutto finito, a un certo punto, ma così d'amblè vedo, è un'immagine che c'è sul mio, insomma, che ho mostrato più volte, vedo i segni, le tracce lasciate dalla carrozzina. E a quel punto io scatto il pavimento di quel limbo, ed è stata l'apertura del magazine, e quindi era del tutto, proprio l'apertura, del tutto non potevo pensarlo, insomma, però quando sei lì apri gli occhi
abbi una visione e può capitare che in realtà ci possa accadere qualcosa del genere, insomma. Piccola parentesi, una battuta di Maria Vittoria Bacaus sulla regola dei terzi dei gatti, la regola dei tre gatti. La regola dei tre gatti. Me la segno. No, Maria Vittoria. Allora, altre domande che sono arrivate, se riesco a recuperarle però dal... Fotografare può essere raccontare, mostrare o entrambe? Più o meno penso che abbiamo già risposto. Sì, cioè può essere... può essere tutto ciò, ma può essere anche davvero un atto totalmente solipsistico, no? Cioè può essere tante cose fotografare, dipende che cosa stai facendo. Allora, se fossi in Siria a raccontare quello che sta accadendo in Siria, di cui ce ne siamo dimenticati tutti, cioè probabilmente no, racconti anche delle cose. Il problema è come le racconti. Il racconto per me, quando non è che ami particolarmente il racconto, per me anche l'immagine singola può essere una immagine, può essere un intero racconto. Se pensiamo per esempio a quella che è di cronaca, poi a quella dei camion a Bergamo, ciao, che cazzo altro devi fare? Quella è già in sé un racconto, no? Quindi può essere tutto, ma dipende come, insomma. No, sì, questa è una cosa, diciamo, che è anche abbastanza interessante, perché molto spesso i fotografi sono anche indirizzati da altri a lavorare sempre su grandi progetti, comunque su portfolio, però magari anche l'importanza della foto singola a volte può essere in qualche modo ribadita. Forse anche noi fotografi in qualche modo dovremmo ogni tanto farlo presente che a volte basta una foto. Sì, ma non solo, ma all'interno di un racconto, se poi, diciamolo così, all'interno di... Cioè, poi qui anche le parole hanno cambiato significato nel corso del tempo. Cioè, portfolio per noi significava una cosa, adesso insomma ha anche altre valenze, però all'interno di, diciamo così, di un percorso, di un progetto, chiamiamolo come vogliamo, no? Cioè, a me sembra che eludere il fatto che la singola fotografia debba avere potenza espressiva è un po' un alibi, perché in realtà il tuo percorso non dice un cazzo, e quindi tu cerchi di trovare nel racconto e quindi nella somma di singole immagini la prova del racconto. A mio avviso tutte le immagini che concorrono anche a un racconto magari non hanno tutte lo stesso peso, però devono avere tutte, cioè, una certa forza. Non è che, siccome il racconto è un racconto, non è che il racconto evita il fatto che tu debba fare delle fotografie che hanno una potenza espressiva, e quindi no, cioè non stiamo facendo non è un dettato il racconto in fotografia, non è neanche un riassunto, cioè è proprio non puoi in alcun modo evitare di pensare che la fotografia è un elemento molto importante, anche la singola fotografia. Sì, a volte si vedono tanti progetti fotografici dove c'è una foto buona e magari 20 che sono più deboli, che però fanno il racconto, diciamo. Allora, altre domande veloci, poi chiudiamo. Allora, anche se ci hanno chiesto di continuare tutto il pomeriggio, non si può fare. Non si può fare. No, anche perché sono su uno sgabello. Eh? No, dicevo, mi spiace, non si può fare. No, non si può fare. Allora, vediamo un attimo se riesco a acchiappare qualche altra domanda velocissima. A lungo, cioè, vai davvero alla... No, perché poi, diciamo, molte delle domande che sono state fatte, in realtà basta semplicemente andare indietro, rivedere la questa diretta, oppure... siccome non vedo niente, seleziona tu quelle che ritieni che abbiano delle cioè, rispetto a quello che è già stato detto, che hanno... No, più che altro è perché appunto, cioè, ricordiamo questa diretta insieme alle altre finirà sul nostro canale YouTube gratuitamente, quindi potete andare lì a vederla. Che ci va questa, così me la posso anche rivedere. Guarda, nella speranza che il file sia sincronizzato alla perfezione, dovrebbe andare nel giro di poche ore. No, se il file non è sincronizzato alla perfezione, come è già successo in alcune, ci metterò un po' di più a metterlo su YouTube. Vabbè. Dovete perdonarmi. A me serve anche l'informazione. Non ho l'urgenza, era solo per avere una tempistica tutto qui.
No, senti, una domanda che ti faccio io velocemente è: che consiglio tu ti senti, o che consigli senti di dare a chi in questo momento, fotografi, diciamo, soprattutto, ma anche altri, chi vuoi, se capita che questa cosa non finirà domani. Ok. E quindi saremo ancora, purtroppo, quindi saremo così almeno qualche altra settimana. Noi abbiamo sempre cercato di dare un po' di più, Forse un po' di più, insomma. L'importante è uscirne sani, uscirne bene, sperare che passi il meglio possibile. Che consigli ti senti di dare per questo periodo? Cioè, nel senso, cosa fare con la fotografia? Abbiamo detto non andate in giro, lo ribadiamo, non andate in giro a scattare. L'hai detto molto bene anche il tuo perché, quindi basta rivedere appunto la diretta. Che consigli, che cosa tu potresti consigliare? Ma innanzitutto magari cominciare a pensare di mettere, allora, nell'ordine, uno potrebbe intervenire sulle proprie immagini alcune e cioè, non so, fare altro, no? Di quelle immagini se ritiene opportuno. Magari di questo abbiamo già parlato con Giovanni qualche giorno fa. Per esempio, c'è chi può fare questo, ma c'è chi potrebbe incominciare a pensare a dare pensare a una forma archivio, perché poi i file, soprattutto sul digitale, non essendo materici, no, non li trovi, no? Tu li cerchi, e quindi cominciare a pensare a come organizzare un proprio archivio, più o meno vasto che è. Cominciare davvero, la circostanza è diversa, però il tempo più o meno che avevo a disposizione era questo, no? Non così tragico, per fortuna, a riflettere sul lavoro che abbiamo fatto. Quindi riflettere sul lavoro che stiamo facendo, secondo me, è un tempo molto ben impegnato. Insomma, le cose che si possono fare sono diverse. Trovo che si debba stare solo attenti a una cosa, alla frenesia che può cogliere questa situazione qui nel voler fare tutto. Cioè, so di persone che stanno facendo 10 workshop online, seguono 4.000 conferenze, tutto. No, invece credo che questo sia un momento in cui, a parte la, come dire, la sbornia, la batosta iniziale, probabilmente. Se vuoi posso dire che cosa faccio io appena abbiamo finito. Assolutamente, era la domanda successiva. Guarda, io ho un bourbon, io amo molto il bourbon e ho una passione per il Knob, quindi quando abbiamo finito prenderò quella bottiglia, me ne verserò un dito in un bicchiere e me lo berrò. Questo è quello che io farò esattamente dopo. No, orizzontale, verticale. Orizzontale. No, però per esempio stai scattando delle fotografie in questi giorni? Sì, sto scattando delle fotografie di cui un percorso sarà un prodotto finito poi nel vero senso della parola, però me lo tengo per me al momento. Poi sto scattando delle immagini che non sono delle istantanee, ma proprio sia in casa che sempre in casa in realtà, però un terrazzo molto grande, no? Per cui questo è un privilegio, mi rendo conto, però mi permette anche di scatto fiori, piante, cose di questo genere qui. Insomma, Strip stranamente, ogni tanto scatto ancora. Strip non ama molto il mio gatto, no? Sì, ma Strip non ha, a differenza di un altro gatto che era Felipe, che aveva una relazione molto forte con la fotografia. Lui quando mi vede arrivare con anche con lo smartphone eccetera, comincia, e guardate che è uno veramente cazzuto, c'è da aver paura. Per cui insomma lo scatto meno, diciamo così, solo a distanza. Sì, sto producendo delle immagini che non sono semplicemente degli appunti, che hanno per quello che penso, insomma, hanno poi un peso avranno o hanno un peso nel mio percorso. Che non significa che siano, non sto dicendo che immagini meravigliose che sto facendo, intendo dire che comunque la mia attenzione è sempre rivolta quando fotografo, a meno che non siano souvenir familiari o altre cose, ma mi capita raramente, è sempre rivolta proprio al linguaggio e alla visione, per cui nulla è casuale, piuttosto non scatto.
No, te l'avevo chiesto anche perché so che tu comunque scatti molto, cioè, situazioni domestiche, il tuo gatto, appunto, tua moglie, oppure determinate situazioni. Cioè, comunque è un lavoro che tu già fai per conto tuo, dici che sia, come dici tu, souvenir. No, 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 assolutamente sì, è parte del mio percorso, quindi no, non è che aggiunge o toglie nulla quella che è la mia relazione con la fotografia quando sono qui in casa o altrove. Cioè non, oppure uno potrebbe fare una cosa che io feci, inventarsi tutta una storia, no? Inventarla di sana pianta. Io mi inventai un'intervista che è sul mio blog, no? Per un magazine inesistente che si chiamava ISO Zero, dal quale poi ho fatto il mio lavoro. Io ho un laboratorio che si chiama ISO Zero Lab, no? E prende il nome, lo spunto, da questa intervista falsa fatta a Los Angeles da un tale Claude Fisher che mi sono inventato io, e mi feci questa intervista e fu interessantissimo. Per cui potremmo anche occupare il tempo anche in percorsi che sono del tutto falsi, magari verosimili, perché ci sono delle cose che sono anche verosimili e anche, se vogliamo, veritiere, riconducibili. Ma mi divertì moltissimo. Insomma, questo è un momento, se sei in casa, che puoi anche avere trovare anche delle situazioni che sono anche divertenti. Non è che dobbiamo essere necessariamente cupi, al netto ovviamente di chi invece i cazzi veri in questa situazione ce li ha direttamente, e lì allora il discorso, insomma, cambia. Per fortuna sì, no, perché questa, per noi, no, questa situazione è anche abbastanza paradossale, perché sì, di fatto noi siamo qui a casa e sembra che siamo, cioè, là fuori sta succedendo di tutto, però non sembra così vicino come è in realtà. No, quindi c'è anche questa situazione paradossale. Sì. C'è questa situazione paradossale, quindi ognuno sta qui a casa, noi siamo a casa, beh, abbiamo detto 4 settimane che siamo qui, si esce soltanto il meno possibile per le esigenze, proprio quelle più urgenti e basta. Proprio per le esigenze primarie, cioè devi fare la spesa, cioè sei costretto ad uscire, hai una mamma anziana e cioè devi portare la spesa senza sì, avere un contatto che è diretto, però la spesa gliela fai, cioè al netto sì, di alcune cose che sono vitali, come dire, per te o per i tuoi cari o per chi possono essere anche degli amici in difficoltà, cioè non è che stringersi, essere stretti alla cerchia necessariamente quella familiare, insomma, le cose che in qualche modo hanno delle priorità, il resto è in casa, perché c'è stato detto di una in casa, forse non senti, ricordiamo, ma è così. Sì, è vero. Senti, un'ultima domanda, davvero, una cosa che mi è venuta in mente in questo momento, senza voler fare previsioni, senza voler dire, cioè senza il pensiero che finirà domani, perché non finirà domani, secondo te come cambierà tutto questo, il mondo della fotografia, secondo te ne uscirà cambiato anche? Il mondo della fotografia credo che non può essere separato dal mondo nel suo insieme. Quindi, cioè, la domanda, se vogliamo essere un pochino più ampi, è se il mondo ne uscirà cambiato. Io temo che passata la nottata, magari anche no, invece sarebbe un momento, sarebbe davvero utile riflettere e cambiare. E cambiare davvero, ma non è solo una questione di atteggiamento, anche il proprio atteggiamento magari, perché insomma non possiamo dimenticarci che la vita è fatta di relazioni e di esposizione, cioè dobbiamo esporci per avere, per se no stai nella tua campana e non rompere le palle, insomma, però non star qui poi a pontificare e a dirci che cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. Se è andata una vita avanti, una vita a farti i cazzi tuoi, continuali a fare i cazzi tuoi. Invece, cioè, il mondo della fotografia non credo che cambi in funzione di una situazione come questa. Oltretutto i tempi sono ben più lunghi per alcuni cambiamenti. Può quello che, ed è influenzato pesantemente, come qualsiasi forma espressiva, da altri cambiamenti e da altre riflessioni. Quindi se il mondo nel suo insieme, cosa purtroppo di cui dubito, ma mi auguro che alcuni, almeno alcuni, abbiano modo di riflettere su questa situazione,
che cambi il mondo non dipende, purtroppo dipende da chi, diciamo così, da questo pensiero unico in realtà che lo gestisce. Se voglio entrare un attimo in una zona molto rischiosa, no? Però è così, cioè non possiamo far finta che cambi perché schiacci un interruttore, cambia attraverso un processo, ed è un processo che ha a che fare col pensiero, con la riflessione, con l'ideologia, con la relazione, insomma con tutto ciò, cioè con i rapporti, con tutto quello, senza dimenticare però una cosa, e qui mi beccherò, perderò finalmente, perché una roba che ho detto recentemente mi ha permesso finalmente di perdere un surplus di persone che su Facebook, no? E lo ripeto, cioè non dobbiamo dimenticarci, pare che sia ormai certo, che l'origine di tutto ciò sia dovuto al fatto che una persona ha mangiato un pipistrello. No? Si dibatte su questa cosa, cioè che sia di origine animale, questo i virologi stanno sostenendo che questo. Allora, se così fosse, in qualsiasi caso, è una riflessione che ci potrebbe indurre anche a pensare alla nostra alimentazione, in qualche modo ad avere un rispetto maggiore per le vite altrui, quindi degli altri, e con l'ambiente, e con le persone. Se cambiamo modo di pensare, probabilmente miglioriamo. Scusa, rido perché ho letto una battuta. Ozzy Osbourne salverà il mondo. Sì. Sai che Ozzy Osbourne era famoso per questa leggenda di aver mangiato un pipistrello acchiappato al volo sul palco. Ero un grande fan dei Black Sabbath quando ero un ragazzo. Ok. Strafatto, ma l'ha anche dichiarato. Credeva che fosse di gomma. Gli lanciarono un piccolo pipistrello vivo e lui credeva che fosse di gomma. L'ha realizzato. Non neanche al momento, dopo la cosa. L'unico vantaggio che noi conosciamo bene stando in Lombardia e soprattutto Milano e l'area milanese è che io non respiro un'aria così da queste parti, non ricordo di averne respirato, sembra di essere in montagna. Cioè c'è un... Sì, è vero. Incredibile. Verissimo. Ecco. Senti Efrem, grazie di tutto. Grazie a chi ha partecipato insomma a questa conversazione che è stata molto piacevole, spero non sia stata troppo pesante. No, speriamo di no, dai. Volevo ricordare soltanto che appunto anche questa sarà sul nostro canale YouTube dell'associazione AFIP International, quindi andate lì o sulla nostra pagina Facebook e niente, grazie ancora a tutti e Efrem, un abbraccio. Ciao ragazzi. Ci sentiamo presto. Ciao. Ciao.